Con Marcello Di Vito, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, che è sceso per dare la sua solidarietà agli autisti dell'ATAC che stanno manifestando da questa mattina contro la privatizzazione annunciata dal sindaco Marino, ma a lui vogliamo chiedere che cosa ne pensa di questa nuova giunta, che giudizio politico dà anche sui nomi come Stefano Esposito, che è un pro-TAV minacciato per le sue posizioni pro-TAV da alcuni figuri, loschi figuri possiamo dire, e anche di Marco Causi, che è un po' l'uomo forte, l'assessore al bilancio e vice sindaco del PD. Beh, intanto su ATAC, dopo anni di mala gestione e sprechi, ora vengono i nodi al pettine e quindi è chiaro che ora si perpetra il classico schema per cui si dice il pubblico non funziona e ora devo privatizzare, quindi chiaramente ci opporremo con tutte le nostre forze a questo. Riguardo alla nuova giunta, non è con un cambio di poltrone che si risolvono i problemi di questa maggioranza, che per due anni ha fatto vedere nella migliore delle ipotesi disservizi, nella peggiore mafia capitale. Inoltre prendiamo atto che si scelgono come assessori due parlamentari che quindi saranno assessori part time e non comprendiamo come potranno occuparsi di Roma continuando a fare i parlamentari. Peraltro, se non andiamo errati, Causi fu assessore al bilancio con Veltroni, quindi fu il responsabile del fatto che Roma finì in gestione commissariale con 12,3 miliardi di debito e ci chiediamo se voglia abbattere questo record e comunque se intendano dimettersi da parlamentari, perché sennò non comprendiamo come potranno fare gli assessori. Hanno già detto di no, però non prenderanno, diciamo, i monumenti qui in Campidoglio, ma terranno solo lo stipendio da parlamentari. Beh, è chiaro che in questo paese non si dimette mai nessuno, non si dimette il sindaco Marino, come del resto il Parlamento va a tutelare Azzollini, riguardo al quale abbiamo appena saputo che appunto è stato salvato con i voti del PD. Riguardo a questi due assessori, appunto, non possiamo che chiederci come faranno gli assessori di Roma curando settori importantissimi come il bilancio e la mobilità. Peraltro oggi Esposito ha detto che rimetterà posto la Roma Ostia, ma forse alludeva alla Roma Lido, quindi probabilmente neanche conosce le principali ferrovie che abbiamo a Roma, comunque lavorando come assessori part time, prendendosi lo stipendio in Parlamento. Lavorando in Parlamento, oggi Esposito ha detto doveva correre al Senato e appunto non è qui a parlare ad esempio con gli autisti. Ma Renzi non ha ancora, diciamo, commentato l'insediamento della nuova giunta a Marino, non ha nemmeno twittato per augurare buon lavoro alla giunta. Questo secondo lei politicamente che cosa significa? Significa che è una giunta a tempo, probabilmente solo Marino non se n'è accorto e dovrebbe avere la dignità di fare ora un passo indietro, perché a maggio a Roma si andrà a votare, come del resto è giusto che sia. Ringraziamo Marcello De Vita, capogruppo De Vito del Movimento 5 Stelle.